Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti sul mio canale, ben ritrovati tutti quanti da Omegozzo su questo nuovo video di Fortnite per quanto riguarda la rubrica dei troll. Sì, attenzione, perché vi spiego velocemente, così passiamo subito al video. Io in realtà in questo video, ragazzi, non avrei dovuto centrarci niente, perché sono entrato in un party di alcuni miei amici e come sono entrato in un party ho sentito bestemmie che volavano di qua e di là tra dei miei amici e un altro ragazzo, no? E quindi a un certo punto, io non centrando niente, è arrivata la mamma e la mamma si è messa a discutere con questi miei amici. Insomma, ragazzi, è successo qualcosa di incredibile e io ho cercato un po' di calmare le acque, come si vuol dire, diciamo, essendo il più grande nel party, anche se non c'entravo assolutamente niente, mi sono scusato, diciamo, per dire, mettendoci anche un pizzico di troll, ragazzi, con questa manda che incazzata che ho cercato di domare un attimino su Fortnite. Quindi vi ribadisco che, ragazzi, non niente bullismo, niente di queste cagate varie, perché quello che vedete qui e anche nel video di ieri, spero vi sia piaciuto, si tratta solamente di troll e basta. Quindi non andiamo a intaccare in altri argomenti che non c'entra assolutamente niente. Quindi, come detto, già non avrei dovuto centrarci in questa cosa, però mi ci sono trovato e ho deciso di registrare questo video. Quindi spero che vi possa piacere questa conversazione, guardatela perché è stupenda veramente. Mi raccomando, a me mi piace, iscrivetevi al canale perché arriveranno anche altri video molto molto simili, quindi fatemi sapere anche nei commenti se vi piace e guardate un po' che cosa ho dovuto fare quest'oggi. Spero vi possa piacere veramente veramente tanto, perché come detto non era programmato di essere registrata come cosa. Ce l'abbiamo la mamma? È arrivata. Ok, ma passi un attimo. Sì? Mi scusi signora. Sì? Allora, io parlo a nome di tutti perché penso di essere più grande, ma qual è il problema? Mi dica. Perché sì. le problematiche che sono inerenti al gioco vanno lasciate fuori, quindi qual è il problema? Cosa è successo? Perché io sono più esatto. grande. Esatto. Sì, sono più grande. Mi eccoci. No, non lo so cosa è successo. È venuta la mia bambina a chiamarmi, che stavo guardando la televisione bella tranquilla, a dirmi che c'erano parole troppo puttane. Che veniva messa in mezzo, allora, anche. No, guarda, non ridere. Se sei il più grande del gruppo, no, non ridere. No, che non ci fai una bella figura. No, no, assolutamente. Ma io non ci fai una bella figura, perché la mia bambina c'ha 11 anni e c'è poi anche un pochino rimasta male. Si dicono quelle perché cose. Se no, se hai voglia di ridere, ti faccio parlare con mio marito. No, perché se hai voglia di ridere, no. Ti faccio parlare con mio marito, così io spiego a lui. No, siccome stiamo parlando. Hai capito? Siccome stiamo parlando anche gli altri, mi stanno facendo ridere. Esatto, è un gioco. Secondo me è un gioco. Se è un gioco non ci sarebbe bisogno di arrabbiarsi, di dir parolacce. Poi io, mio bambino, lo so com'è di carattere, che un po' le parolacce gli scappano abbastanza. Quelle scappano a tutti, anche in chiesa scappano. Ecco, esatto, bravissimo. Però se poi si trova messa in mezzo anche la bambina, che non ne c'entra niente, che si sente dire giù. La cosa che mi fa ridere è che c'entra la bambina. Non lo so cosa c'entra la bambina, appunto è quello. Ma allora perché è venuta in sala a chiamarvi alla lamentarsi? Ma lei ha mai giocato a Fortnite per caso? Questo gioco? No, guarda. No, perché guardi, io le dico una cosa. Io ho 20 anni, non lavoro. Però se è un gioco che vi fa dire, quanti anni hai? Allora, io ho 20 anni, no? Lavoro nel tempo libero, eccoci. Ogni tanto gioco, no? E io ne ho il doppio e più di te. Eccoci. Quindi ascolta. Se è un gioco deve essere divertente senza bisogno di dire le parolacce. Almeno ai miei tempi, 20 anni fa, quando avevo 20 anni che si giocava, non c'era bisogno di dire le parolacce. Ma voi giocavate tipo a nascondino, a 1-2-3 stella, una cosa del genere. Certo, hai ragione. Immagino. Vedere dove siamo arrivati con questi giochi, bravi. Mi raccomando, divertitevi senza dire le parolacce. Innanzitutto scusi da parte di tutti, perché non so, forse si sono comportati male, perché forse Simo, chiedi scusa alla signora. Io posso chiedere scusa come anche si chiama io parte come di si chiama parte lei? Di mia... Gioacchi, no, Concetta, Assunta, no? Perché ho sentito Marco che diceva si chiama Assunta. Maria Antonietta. Ah, Maria Antonietta. Ecco. Ok, guardi. Allora, giocate senza divertendovi, perché a me piace far giocare il bambino. È questo gioco fa sclerare. Ecco qual è il problema. Va bene. Allora sclerate. Se non vuoi che ti dica, divertitevi a sclerate.
No, beh, però lei secondo me dovrebbe provare a giocare a questo giochino. Cioè, secondo me è veramente altro, è peggio di stare nello zoo, secondo me. Poi vede, io mi sono talmente sciupato che c'ho un teschio in faccia. Non so se, non so se lei riesce a vedere a schermo. La smettiamo questa scimmia, signora. Poi dice che sono io che non sono serio. Ragazzi, magari ci sono io a giocare. No, aspetta, devo parlare un attimo con la mamma perché stavo chiedendo scusa. E proprio sul momento più bello devo chiedere scusa. Scusa Marco, me la ripassi gentilmente? Perché non voglio fare brutte figure. No. No, chiamala un attimo per favore, devo dirle una cosa. Stavo chiedendo scusa, non se ne può andare mentre chiedo scusa. Ma che educazione è? Me la chiami un attimo per favore, perché io sono educato. Signora? Io lo vado. Chiama, dite che è maleducazione andare via così. Chiamala perché dite che è maleducata, perché io stavo parlando. Vedi, faccio pure di più. A me non me ne frega niente. No, ma io ci voglio parlare perché devo fare bella figura. Puoi chiamarla per favore un momento? No, raga, non mi interessa. Ma... No. Marco, chiamala un secondo, per favore. Guarda, se la chiami ti faccio giocare giochi ogni volta con me in team. Lo sai chi sono io? Sì, che ti conosco. Ti conosco. Ti conosci. Ti conosco. No, dai, comunque chiamala perché. Chiamala perché io devo chiedere scusa a nome di tutti perché ci sono. Voglio fare un video con te. Sì. Chiama il papà, chiama qualcuno, non lo so, tua sorella, chi cazzo ne so, qualcuno devi pur chiamare. Digli, ha detto Omega, ha detto se non vieni sei solo una signora maleducata perché uno ti sta parlando, tu prendi e te ne vai, non si fa così. Chiamala. Ha detto che sta di giocare tranquillamente. No, non di giocare, voglio parlare di un'altra cosa, non c'entra il gioco. Chiamalo un momento. Sì, ma mia sorella vuole che spiego. Voglio avere il suo consenso, perché i minorenni non possono giocare a sti giochi. Deve solo dire sì, mio figlio può giocare, tanti saluti a tutti. Basta, questo deve dire. Porcaccia. Sì, posso giocare. Ma lo voglio sentire da lei, o da un adulto, perché sennò non posso. Non puoi giocare con lui se non c'è il consenso, hai capito? Capisci? Mannaggia latte Parmalat, chiamala un secondo. Quando le dice sì, può sapere il consenso. Marco. Chiama la signora, per favore. Ha detto che non posso avere il consenso di giocare. No, me lo deve dire lei. Deve chiedere scusa perché lei è stata. No, ha detto di no. Sia dal papà, sia dalla mamma, sia dalla nonna. Ma tu di alla signora, ha detto Omega che sei stata maleducata perché non sei venuta. E chi ci dice che è la verità? Infatti, che ci dice che è la verità? Quindi chiamalo un secondo. È la verità. No, raga, non posso più giocare con voi. Ma chiamalo un secondo. Perché bisogna farci dire la verità. Omega, ma perché ho sciopato tutto il pasto? Però non mi interessa. Ricorderò di te. Vuoi chiamare la mamma, per favore? Come si chiama? Assunta, Daniela, Concetta, Giorgina. Maria. Ma ne dobbiamo dire una Daniela. Cosa? Maria Antonietta. Cosa Omega. Cazzo? No, raga, non posso. Cosa non capisci Omega, del fatto senti. Che non stiamo Omega, registrando. Mi guarderò tutti i tuoi video, però mi dispiace. Però non posso. Ma stiamo. La guarderò tutto. Comparirei in un video, porca mia. Mi metto i calcini all'orecchio. Are you serious? Ciao. I calcini all'orecchio. No, il calzino, sennò poi fanno male e poi non senti più, diventi sordo a vita. Quindi i calzini, no. Ma cos'altro? Comunque, Omega, mi guarderò Ronaldo Junior. Ok, e puoi dire alla mamma, ha detto Omega, che la prossima volta si saluta? Non posso avere consenso, Fra, di giocare mai più, sia dal papà. Adesso spascia la PlayStation, che cazzo te ne fai? Vabbò, Omega, magari domani ti dico una cosa. Comunque salutami gli iscritti, ciao Fra, ciao. Ciao dalla mamma di Marco. I would be, I would die, I would be, I would die, I would be, I would die.